Tre ore di piogge ininterrotte ed è dramma alluvione nel sud dell'isola. Gravemente colpita la zona di Cagliari, donna di 85 anni annega capoterra nel suo seminterrato invaso dall'acqua. Decine di voli cancellati nell'aeroporto di Elmas, bloccata per ore la linea ferroviaria. Strade allagate in città e traffico paralizzato. Disservizi nell'erogazione della corrente elettrica, 12.000 utenti sono senza luce e dall'ufficio meteo annunciano temporali fino a domani. Buongiorno, lo avete sentito nella nostra copertina e del resto le immagini parlano da sole, sono ore drammatiche nel Cagliaritano, ci sarebbero anche dei dispersi, ma è difficile avere delle conferme, la situazione è in continua evoluzione e per le ultime notizie colleghiamoci subito in diretta col nostro Mario Franco Cao. Buon pomeriggio, per renderci conto di cosa è accaduto dalle prime ore del mattino, poi durante l'alba e per tutta la mattinata, basta guardare. Qui la zona, siamo sulla Maddalena spiaggia, sul Citana, statale 195. Questo è il canale di collegamento che normalmente mette in relazione gli stagni col mare, è diventata invece una marea fangosa. Se Giuseppe Passoni alla camera mi segue, dall'altra parte della strada ci sono le macchine perché è stato riaperto il traffico proprio poco fa. Ecco, vedete il fango, è proprio una marea scura che ha portato detriti dalla collina. E purtroppo capoterra anche questa volta, come nel 1999, paga un prezzo altissimo. Come sapete, una donna è morta nello scantinato della sua abitazione, aveva 85 anni, si chiamava Speranza Sollai. La marea di fango l'ha travolta in una tavernetta proprio al piano seminterrato, non ce l'ha fatta. E quindi il paese, ripeto, un'altra volta paga questo altissimo prezzo. Le strade per i collegamenti sono interrotte, noi siamo riusciti a passare grazie alla collaborazione delle forze dell'ordine questa mattina, abbiamo raggiunto il municipio dove è insediata l'unità per fronteggiare le crisi, poi sentiremo il sindaco di Capoterra Gianni Marongiu. C'è preoccupazione soprattutto per i quartieri lungo il mare e c'è stata soprattutto paura, panico a Torre dei Pini dove ancora alcune persone vengono date per disperse. Questa mattina comunque a Capoterra c'era anche Roberta Ebau, adesso sentiamo cosa ha raccolto. Siamo nel quartiere di San Girolamo, come potete vedere qua attorno è solo ed esclusivamente devastazione, la gente ha la paura negli occhi, le case sono in parte sommerse dall'acqua, alcuni abitanti stanno proprio abbandonando le loro abitazioni per motivi di sicurezza e proprio qui è morta una persona, un'anziana, la vittima di questa grande alluvione. Ecco, vedete, se guardiamo in alto il cielo, per qualche ora si è aperta la mattinata, invece le nuvole si sono di nuovo addensate su Capoterra, su Poggio dei Pini. Dicevo prima, le strade sono rimaste interrotte per quasi tutta la mattinata, adesso si passa molta difficoltà nella zona industriale di Macchiareddu ad Assemini, ma ci sono ponti crollati, la sede stradale di Velta, scene che non si vedono neanche dopo un bombardamento. Questa mattina il municipio, dicevo, l'unità anticrisi, abbiamo raggiunto al volo il sindaco di Capoterra Gianni Marongiu, sentiamolo. Forse c'è qualche difficoltà forse con l'intervista. Il sindaco comunque diceva che ci sono preoccupazioni soprattutto per i quartieri lungo la costa, Frutti d'Oro 2. In mattinata, per esempio, ci sono stati problemi in una scuola dove i bambini stavano facendo lezione e sono dovuti intervenire le unità di soccorso, mobilitazione totale naturalmente di carabinieri, polizia stradale, polizia di Stato, vigili del fuoco naturalmente, protezione civile anche con l'ausilio degli elicotteri e dei cani. Alla fine i bambini sono stati portati in salvo. C'è qualche novità, vi dicevo, perché tutte le notizie sono in continuo corso di aggiornamento. Ci ha raggiunto Roberta Ebau, che questa mattina è a Capoterra. Le diamo la linea per gli ultimi aggiornamenti. Sì, buongiorno. Dunque, nella strada 47 a Poggio dei Pini è in corso un soccorso di elicottero dei carabinieri con subacquei per salvare tre persone che si sono arrampicate su un albero. Mentre c'è una buona notizia, una donna è stata salvata in via Barcellona, era dentro la sua casa, rischiava di annegare. Grazie ai carabinieri e ai subacquei dei carabinieri, ora è salva. E per ora io restituirei la linea allo studio.
Sì, la situazione più grave dunque nei pressi di Capoterra, sull'Oisis su Spantu, la forza del rio San Girolamo, ingrossato dalle piogge, ha trascinato decine di auto. La nostra inviata ha raccolto la testimonianza di un uomo salvato dalla furia dell'acqua. Sentiamo. Un'ora e mezzo di pioggia battente ed ecco che cosa resta del ponte di Sulloi, nella zona Sulloi su Spantu. Qui è un disastro, la zona è bloccata, ci sono 8 chilometri di coda, una situazione che sta diventando sempre più critica. Numerose persone sono state soccorse, alcune sono state allontanate dalle loro case. Lei è uscito stamattina alle 7:30, cosa ha trovato qui? Qua era un lago. Qui giù poi all'altro fiumicino, all'altro rio San Girolamo, prima di Fruttitoro, lì era a livello strada stava per straripare e lì ho deciso di tornare indietro. Tornare indietro, ho fatto in tempo a passare perché qua era già tutto un lago. È riuscito a salvarsi? Era finito in acqua? Col suo camion? Cosa è successo? Niente, che la corrente è scesa giù. Il furgone è finito lì, poi mi hanno tirato la fune per passare dall'altra parte e con la corrente sono finito dentro al mare e sono tornato a nuoto. Si sente un miracolato? Eh sì. Guardate quest'auto, invasa dal fango. Quante persone c'erano qui? In quanti eravate? Tre persone. Sono rimaste qui per quanto tempo? Due ore più. Dalle 8:30 alle 11. Siete riusciti ad uscire? Siete riusciti sì, ad uscire? Eravamo sopra. E l'acqua dove è arrivata? Oh. Guardi qua, guardi dentro. Ti immagini lei come eravamo noi. Dopo due ore. Due ore in macchina con l'acqua. Con l'acqua sì. Sopra la macchina. Piovendo anche. E con l'acqua allagata tutta la macchina. Poi sono venuti i vigili del fuoco, ci hanno aiutato. Adesso vogliamo andare a casa perché siamo tutti inzuppati. La sua macchina dove è finita? La mia macchina è finita oltre il fiume, in quei pioppetti, quei alberi di pino là in fondo. Sopra gli alberi? Sì, era qua la macchina, dove c'è quella, dove le cose dei vigili. È stata scagliata dall'acqua? Non dall'acqua, purtroppo da un blocco di Ethernet, un pannello di Ethernet e poi dalla legna gli è arrivata addosso. Così. In un attimo ha portato via la macchina, la corrente? Sì, purtroppo sì. Scusi.